oggi compisco i 50 anni e sono 35 anni che lavoro in tipografia. Sono dei anziani qui dentro, poi a presso me viene Antonio che lavora sul manifesto, che noi scherzosamente chiamiamo i paulari. Il più giovane è Italo, anche se lui ha preso il mestiere del commerciale con qualche anno di ritardo, oggi è un ottimo operaio, e, insomma, va molto bene. Stamattina è caduto la gatta in mezzo all'ingranaggio, ho perso 2 ore e mezzo. In più è caduto anche la polvere di carta, hai visto? Ma la carta però era quella, qualche foglia di carta tutta che stava dentro. Perché sennò come facevano a dentro i cosi, agli ingranaggi? Fin da ragazzino dicevo che volevo fare il tipografo, però anche il mestiere di mio padre era bello, faceva il restauratore di oggetti d'arte, antichi. C'era in casa mia una stanza chiamata la saletta, piena di mobili antichi e di altre cose belle. E a forza di guardarle, oggi posso dire che mi sono fatto un gusto proprio su quelle cose lì. Certo, oggi tutto è più facile. Su queste pubblicazioni a grandi tirature ci si trova di tutto e veramente sono stampate anche bene. E il medio come questa tipografia dove sto attualmente, io preferisco starmene qui, perché nella grande tipografia la disciplina è molto più rigida e le amicizie sono molto più difficili, mentre invece qui è un ambiente familiare e le amicizie sono buone e certo in qualche modo uno c'è una certa elasticità, se vuole dire una parola dice una parola, se vuole fare uno scherzo si può fare uno scherzo, sempre nelle possibilità di poter scherzare. Tagli la scaliera del cliché. Schermi che cliché? E la scaliera pure, va? Corpo sei. E il cliché che va qua in testa, quinta, l'ha ancora portato, no? No, non l'hanno portato ancora. E dopo è bozza di corsa. E beh, devo andare tra mezz'ora in macchina. Fate un'idea. E lascia 20-22 righe in testa. E poi facciamo girare il piombo qua. Certo che la teoria è un lavoro complesso, insomma, lo dice la parola stessa. È formato da varie categorie come compositori, linotipisti, impressori, librai. Per stampare un volume o una rivista a colori il lavoro è difficile, è lungo e sono certe responsabilità. E appunto per questo noi tipografi infatti una volta avevamo il diritto di portare lo spadino. Sente, tuta, cioè trate, correzioni, applicazioni, sostanzialmente azioni elaborate di sia storica di immediato e corsi in corso e dati dei tanto cimentarsi nel top prese storia rimane. Questo è un libro e mi piacerebbe leggerlo, perché anch'io ci avrei qualcosa da raccontare. Mi ricordo che da bambino, quando che venivano a casa delle perquisizioni, perché mio padre era socialista, mia madre mi diceva sempre, Nerio, stammi vicino. Genova. Metteci lì, che senza sa come va a finire quella. Ma anche qual è il che c'è? Oh, dove metteci uno fisso? Vabbè, uno fisso. Catanzaro Verona. E lì bisogna che guardi la scheda, che guardi la classifica, perché sennò c'è nient'altro. Ma te la guardate, io ho due. Ma prese il giornale, Verona, perché Verona è in Serie A. Eh?
Avete il giornale? Sì, sì, sta guardando, poi che tiene una strada. Adesso con le elezioni del Presidente della Repubblica chi ci faranno? E beh, questo è un po' difficile, insomma, se non si sa chi potrebbero fare, perché la posta è grossa, a un certo momento parecchi mirano a questo. Senta, Mancina, volevamo la sapere, parlavo un po' di sport. Lei una volta non giocava con la Lazio? Sì, giocavo con la Lazio, ma un po' non più filmato perché ero romanista. Ah, eravate romanista voi? Certamente, io come romano non me la penso mica come sei te, che sei juventino. A quell'età, sai, non si comprendono gli interessi. Ma Sclavi Nazionale non c'è mai stato? No, non c'è mai stato, per via che è stata sempre la terra riserva di Gobbi, perché Gobbi col trio della Juventus e allora è rimasto sempre fuori. Ma la Sclavi non era nessuno? Ma ti ho detto che è stato sempre un bel portiere, che quello che l'ha buggerato è stato Gobbi, perché Gobbi a quei tempi lì era classificato il miglior portiere d'Europa, dopo Zamora, si sa. Sempre di averlo saputo, insomma, che giallo e blu fa verde e rosso e verde da un marrone a secondo la gamma dei colori. Fare un colore bene è la cosa più difficile, però al lavoro ultimato uno prova una certa soddisfazione.